Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 6, terza fase, del club della scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante aveva pronosticato, che è Domenico Cardone, aveva pronosticato Atletico Madrid Villarreal 1, che è finita 2-0 vincente. Barley Tottenham 2, finita 2-1 perdente. Siviglia Barcellona 2, finita 2-4 vincente. E poi Lipsia Hoffenheim 1, che giocherà questa sera. Successivamente abbiamo Carlo Rizzi, che ha pronosticato Mainz Schalke 04, over a 2,5, finita 3-0 vincente. Parma-Napoli over, finita 0-4, vincente. Borussia Dortmund-Leverkusen over a 2,5, finita 3-2, vincente. E Frosinone-Roma over, finita 2-3, vincente. Poi abbiamo Giovanni Di Corato, che aveva pronosticato Verona-Salernitana 1, finita 1-0, vincente. Pescara-Padova 1, finita 2-0, vincente. Foggia-Benevento 1, finita 1-1, perdente. E Getafe Rayo Vallecano 1, finita 2-1 vincente. Poi abbiamo Andrea Campese, che aveva pronosticato Bologna Juventus 2, finita 0-1 vincente. Fiorentina Inter x2 over 1,5, finita 3-3 vincente. Torino Atalanta gol, finita 2-0 perdente. E il Levante Real Madrid 2, finita 1-2 vincente. Poi infine avevamo Cosimo Di Viccaro, che aveva pronosticato Milan-Empoli over 1,5 casa, finita 3-0 vincente. Sampdoria-Cagliari 1x over 1,5, finita 1-0 vincente, perdente, scusate. E Arsenal-Southampton 1, finita 2-0 vincente. E infine Brescia-Crotone 1x over 1,5, finita 2-0 vincente. Vediamo i qualificati alla fase successiva. Abbiamo Domenico Cardone, che ne ha persa una, dunque viene eliminato. Carlo Rizzi passa il turno, che ne ha prese tutte e quattro. Giovanni Di Corato ne ha persa una, dunque viene eliminato. E Andrea Campese, lo stesso, ne ha persa una e viene eliminato. E Cosimo Di Viccaro ne ha persa una e viene eliminato. Dunque passa alla fase successiva soltanto Carlo Rizzi. E solo Carlo Rizzi, sotto questo video, con un commento, dovrà pronosticare 9 partite con quota non inferiore a 1,65 se deciderà di concorrere a questo premio, un lettore MP3. Dovrà pronosticare 12 partite con quota non inferiore a 1,65 se vorrà concorrere ad un tablet 4 GB di RAM. Dovrà pronosticare 15 partite con quota non inferiore a 1,65 se vorrà concorrere per un cellulare. Mentre dovrà pronosticare 19 partite con quota non inferiore a 1,45 se vorrà concorrere per questo premio, un portatile 4 GB di RAM, 500 GB di hard disk. Avrai tempo per pubblicare le tue partite entro giovedì 28 febbraio alle ore 14. Se non commenterai le tue partite entro giovedì, sarai automaticamente eliminato e non parteciperai alla quarta fase del club della scommessa numero 6. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!